Intanto comincia a piovere a Torino, lancio in profondità di Val di Fiori, praticamente un no look, il suo colpo di testa di Pucciarelli con Buffon che salva. Ancora Eder, il controllo tentato da Rune, perde palla sull'attacco di Bonucci, attacca l'Italia con Florenzi, vicino c'è Val di Fiori, in avanti per il movimento di Pellè. Cross arretrato, Magnanelli ben posizionato, Isai, Val di Fiori, si muove Pucciarelli davanti a lui, Val di Fiori, lo spazio anche per calciare, ci prova, alla larga. È stato bravo per Parolo, poi il controllo di Vasquez, allarga bene per Darmian. Val di Fiori di prima intenzione per il movimento di Immobile in posizione regolare, controlla Immobile, scambia con Vasquez, indietro Rugani. Val di Fiori, scelta ancora Maccarone, è in posizione regolare, a destra Saponara, al limite Magnanelli, alza la palla, Sansone la controlla, riesce a metterla giù, era difficile. Pessino, con l'aiuto di Val di Fiori, appoggia per Isai, l'anticipo Tiroli. Dentro solo Zazza, allora fuori, Berardi. Se è così il primo controllo, meglio con il secondo, la protegge contro Val di Fiori, che vince il duello, Vessino. Non è riuscito ad evitare la rimessa dal fondo, qui rischia un po' il disimpegno il Lanciano con Trust, serve Casarini, finisce con perdere palla la squadra di Baroni, poi l'intervento duro di Trust su Croce, pallone ancora buono per Val di Fiori, avanza sostegno Isai sulla sinistra, Isai in mezzo per Verdi, sul fianco c'è Croce, il tocco era per Signorelli, poi c'è forse un intervento falloso di Verdi, ancora Maccarone su lui, Baraie, Pucciarelli accanto, cerca Tavano, Pucciarelli finta al destro, esce benissimo Oliviero però dalla propria difesa, poi un gran numero di Val di Fiori, c'è la profondità di Maccarone, area di rigore, ancora Maccarone in tre su di lui, non riesce a evitare il corner. Molto preciso l'inquadrato Val di Fiori, dovrebbe essere l'ultima partita interna a Empoli di Val di Fiori, il mirino di tante squadre, la palla gira, il colpo di testa di Rugani, la palla torna, Rugani subito. Meno di 14 alla fine di questa partita, avanza Zielinski, circondato da quattro avversari, basta solo Badia a portargli via il pallone, insiste però l'Empoli con Croce a sinistra, ha un po' di spazio davanti a sé, punta a Obadi, Alfredson, Agostini, buon giro palla ora della squadra di Mandorlini, Fernandinho, scappa via Verdi, poi perde il trust con Val di Fiori e riparte l'Empoli, Saponara, che sapevano che in qualche modo Ilicic sarebbe andato sul suo piede lì e voleva le maglie della difesa più chiuse, adesso sta chiedendo questa rapidità come adesso, a te però. Pucciarelli attacca Gonzalo Rodriguez, solitaria, occhio alla coppia centrale, Rugani e Tonelli partono da dietro e poi dividersi l'area. Val di Fiori, il colpo di testa c'è, pallone alto, la rabbia di Neto dopo la girata di Maccarone. In questo caso la precisione di un tunnel sulle gambe di Tonelli. Val di Fiori, lancio di Tavano, la palla è buona, Tavano in aria, Tavano è bravissimo Gonzalo. Della media. Non c'è ancora Tonelli in area di rigore, arriva adesso, all'ultimo. Val di Fiori, direttamente in porta, palo esterno, poi un rimpallo e ancora calcio d'angolo, cercato il gol olimpico. Fischia Gervasoni. Va Val di Fiori sul palo del portiere, Neto la manda in calcio d'angolo, aveva fatto un passo dietro la barriera. Sul dischetto non c'è nessuno, il Toro pronto a colpire, contropiede con Val di Fiori. Val di Fiori, ancora Val di Fiori che è bravo ad evitare Bruno Perez, poi va in mezzo da Pucciarelli. A Benitez che a te però. Seguiamo prima giustamente questo calcio di punizione per l'Empoli, occhio al cross, pallone dentro, un altro autogol! E ancora una volta tutti sul primo palo. Ci riprova l'Empoli, terzo calcio d'angolo in 30 secondi, palla leggermente arretrata, ci prova Tonelli, è sempre molto pericoloso. Ancora palla sul primo palo, ci arriva Maccarone in anticipo, sta facendo sentire, appena segnato l'ottavo gol stagionale. Palla che spiove, lo stacco e il gol di Tonelli,